viene utilizzato sia dalle forze che si richiamano al centro-sinistra, vedo che anche adesso Berlusconi, se non ho letto male i giornali stamattina, annuncia che anche loro, oltre a lui ritirarsi, farà le primarie. Allora io mi pongo questa semplice domanda, ma se, e io non ho nulla in contrario, trovo che sia uno strumento democratico importante, ma se ai cittadini, tutti a questo punto, gli riconosce il diritto non solo di votare, ma addirittura istituisce uno strumento, può piacere o no, ma che prima di votare sceglie chi ci va o i programmi che ci sono, e quindi ti pone il problema di estendere gli spazi di democrazia per la scelta delle persone. Mi spiegate perché non è un problema e nessuno ne parla, anzi si dà per scontato che l'unico luogo in cui uno cessa di essere un cittadino è quando entra in un luogo di lavoro, perché lì non hai più diritto né di sceglierti i tuoi delegati né di poter votare i tuoi contratti. E questo, io insisto, non è un problema sindacale, perché se passa una logica di questo genere, io ho imparato che se nei luoghi di lavoro la democrazia non c'è, non c'è neanche fuori dai luoghi di lavoro, perché vuol dire che i rapporti che ci determinano portano anche un aumento di autorità molto forte. Allora, a proposito di partecipazione, questo è il punto, perché badate che limitare questi diritti ti nega anche un altro elemento. Ti nega la possibilità di poter discutere anche di come ti organizzi, di come lavori dentro le fabbriche, di che scelte fai, di quali investimenti fai. Non a caso oggi sei nella situazione che sta passando la logica che devi essere contento se lavori e devi stare zitto, anzi devi ringraziare quello che ti dà il lavoro. Capite che anziché un diritto al lavoro passa l'idea che il lavoro è un favore e che tu devi ringraziare e stare zitto perché sei più fortunato di un altro, altrimenti se non accetti di fare quello che ti dico io ti posso chiudere anche la fabbrica e posso andare a investire da un'altra parte. E badate che quando quelli della Fiat a Pomigliano Mirafiori sono stati messi da soli di fronte a un ricatto, perché uno che ti dice fai quello che ti dico io ti chiudo la fabbrica è un ricatto, nessuno è libero di dire questa cosa. Ai lavoratori di Pomigliano che mi hanno telefonato, telefonavano ai delegati, ci vogliono far firmare, io gli dicevo tu firma, perché gli eroi non esistono, non so se è chiaro, e se firmano tutti è come se non firma neanche uno, ci siamo? E a quel punto lì è palese la contraddizione, ma è normale che di fronte a un ricatto di questo genere la politica non trovi di meglio che dire se fossi un lavoratore voterei sì o voterei no, o schierarsi? Come si fa a non capire che se uno non è libero di poter dire quello che pensa, quella non è democrazia, e che a quel punto lì il ricatto non è un ricatto contro quei lavoratori, ma è un ricatto contro quel territorio, contro quel paese? Perché se un'impresa come la Fiat o un altro, qualsiasi impresa tu prendi, è quella che è, non è solo grazie all'intelligenza dell'imprenditore che fa la sua parte, ma è grazie anche a chi ci ha lavorato, è grazie agli investimenti, è grazie al territorio, è grazie all'università, è grazie a quello che quel paese lì ha fatto. Quindi quando un imprenditore pensa di essere un fenomeno che può ricattare chiunque, non sta ricattando un lavoratore, sta ricattando un paese. E capite cosa può pensare una persona che invece è stato lasciato da solo? Chi lo rappresenta quello? A me, che nel momento in cui è arrivato il boss e mi ha detto fai quello che ti dico io ti licenzio, chi è che è stato al mio fianco per darmi una tutela? Perché è proprio in quel momento lì che sarebbe servito un governo degno di questo nome. Se un governo che vuol difendere gli interessi di un paese non interviene proprio quando c'è una sproporzione di rapporti di quel genere lì, quando è che deve intervenire? E invece è intervenuto per dare ragione. Siamo di fronte al fatto che grazie alla Fiat oggi in Italia abbiamo una legge che il governo Berlusconi ha fatto e il governo Monti non ha pensato due minuti a cambiarla. Oggi noi siamo l'unico paese in Europa che ha una legge che dice che in azienda puoi fare degli accordi che derogano dai contratti e dalle leggi, vi è chiaro? Se una legge è derogabile non è più una legge, e a quel punto lì tu ti puoi trovare che qualsiasi azienda di qualsiasi settore oggi in Italia ha quel diritto lì, che non è un diritto, è una messa in discussione della Costituzione. E voi capite che è piuttosto complicato pensare quali forme di partecipazione puoi costruire se le imprese possono fare ricatti di questa natura. Mi permetto di dire che a proposito di partecipazione, noi ad esempio siamo tra quei soggetti che hanno sostenuto e stanno raccogliendo anche in queste ore le firme
per fare un referendum abrogativo dell'articolo 8 e un referendum abrogativo per ripristinare l'articolo 18, perché anche dare la possibilità alle persone di licenziare chi vogliono, perché questo è quello che avviene, non è un elemento che porta avanti. E di fronte al fatto che si è dimostrato in questo paese che anche i referendum possono essere uno strumento di partecipazione democratica, no? E cioè, se pensate al referendum contro il nucleare, se pensiamo al referendum dell'acqua come bene comune, se pensiamo al fatto di non fare leggi, si è dimostrato che le persone, anche oltre i partiti, possono organizzarsi e possono utilizzare anche uno strumento democratico. Dopo uno può dire sì, però i partiti possono tener conto fino a mezzogiorno, è un problema che esiste e che va affrontato, ma credo che questo sia un altro elemento che noi dobbiamo mettere in campo. Perché? Perché non è mai successo nella storia del nostro paese, dalla Costituzione in poi, che ci sia stato un Parlamento che abbia fatto delle leggi per permettere alle imprese addirittura di derogare dalla Costituzione. Capite che non era mai successo? E di fronte a una situazione che sta capovolgendo, perché siamo al paradosso, consentitemi, è un titolo di Gallino, ma che io trovo efficace, cioè siamo di fronte al fatto che la lotta, tra virgolette, di classe non la fanno quelli che stanno peggio adesso. La lotta di classe l'hanno fatta quelli che stavano meglio contro quelli che stavano peggio, e addirittura hanno fatto anche le leggi per poterla fare, che se le cose non erano regolari hanno fatto la legge per dire che erano regolari. È come quando Donat Cattin aveva fatto la legge che, siccome l'acqua non era potabile, ha alzato i livelli per dire che era potabile l'acqua, non è uguale. Siccome era incostituzionale l'accordo fatto dalla Fiat, Sacconi e Berlusconi, prima di andare via, cosa hanno fatto? Hanno fatto una legge che dice che è possibile fare anche quella cosa lì. Siamo di fronte a questo passaggio. Allora, se uno discute di democrazia e di partecipazione, non siamo di fronte a un attacco alla democrazia e alla partecipazione che non ha precedenti, che riguarda, se volete, le scelte generali, che riguarda la politica, che riguarda la vita dentro i luoghi di lavoro? Allora io penso che invece la democrazia e la partecipazione sono la condizione, lo dico anche proprio da un punto di vista sindacale. Questa cosa sta portando ad accordi separati, e gli accordi separati li fanno le imprese, non li fanno le altre organizzazioni sindacali. E io trovo che fare una legge sulla rappresentanza, e qui la chiudo, dovrebbe essere un problema politico generale. Una legge che dice che è diritto di chi lavora, iscritto e non iscritto al sindacato, di poter votare per eleggersi i propri delegati, e che qualsiasi accordo che tu fai a livello aziendale o nazionale, per essere valido, deve essere approvato dalla maggioranza dei lavoratori. Badate che questo è un elemento che supera anche le divisioni sindacali, perché se le persone sono libere sempre di potersi esprimere e di decidere, anche quando ci sono diversi punti di vista tra i sindacati, gli accordi separati non ci sono, e ricostruisci dal basso anche la possibilità di una unità sindacale, che è un diritto delle persone che lavorano, no? Un abrogativo dell'articolo 8 e un referendum abrogativo per ripristinare l'articolo 18. Perché anche dare la possibilità alle persone di licenziare chi vogliono, perché questo è quello che avviene, non è un elemento che porta avanti. E di fronte al fatto che si è dimostrato in questo paese che anche i referendum possono essere uno strumento di partecipazione democratica, no? E cioè, se pensate al referendum contro il nucleare, se pensiamo al referendum dell'acqua come bene comune, se pensiamo al fatto di non fare leggi, si è dimostrato che le persone, anche oltre i partiti, possono organizzarsi e possono utilizzare anche uno strumento democratico. Dopo uno può dire sì, però i partiti possono tener conto fino a mezzogiorno, è un problema che esiste e che va affrontato, ma credo che questo sia un altro elemento che noi dobbiamo mettere in campo. Perché? Perché non è mai successo nella storia del nostro paese, dalla Costituzione in poi, che ci sia stato un Parlamento che abbia fatto delle leggi per permettere alle imprese addirittura di derogare dalla Costituzione. Capite che non era mai successo? E di fronte a una situazione che sta capovolgendo, perché siamo al paradosso, consentitemi, è un titolo di Gallino, ma che io trovo efficace, cioè siamo di fronte al fatto che la lotta, tra virgolette, di classe non la fanno quelli che stanno peggio adesso. La lotta di classe l'hanno fatta quelli che stavano meglio contro quelli che stavano peggio, e addirittura hanno fatto anche le leggi per poterla fare, che se le cose non erano regolari hanno fatto la legge per dire che erano regolari. È come quando Donat Cattin aveva fatto la legge che, siccome l'acqua non era potabile, ha alzato i livelli per dire che era potabile l'acqua, non è uguale. Siccome era incostituzionale l'accordo fatto dalla Fiat, Sacconi e Berlusconi, prima di andare via, cosa hanno fatto? Hanno fatto una legge che dice che è possibile fare anche quella cosa lì. Siamo di fronte a questo passaggio. Allora, se uno discute di democrazia e di partecipazione, non siamo di fronte a un attacco alla democrazia e alla partecipazione che non ha precedenti, che riguarda, se volete, le scelte generali, che riguarda la politica, che riguarda la vita dentro i luoghi di lavoro? Allora io penso che invece la democrazia e la partecipazione sono la condizione, lo dico anche proprio da un punto di vista sindacale. Questa cosa sta portando ad accordi separati, e gli accordi separati li fanno le imprese,
non li fanno le altre organizzazioni sindacali. E io trovo che fare una legge sulla rappresentanza, e qui la chiudo, dovrebbe essere un problema politico generale. Una legge che dice che è diritto di chi lavora, iscritto e non iscritto al sindacato, di poter votare per eleggersi i propri delegati, e che qualsiasi accordo che tu fai a livello aziendale o nazionale per essere valido deve essere approvato dalla maggioranza dei lavoratori. Badate che questo è un elemento che supera anche le divisioni sindacali, perché se le persone sono libere sempre di potersi esprimere e di decidere, anche quando ci sono diversi punti di vista tra i sindacati, gli accordi separati non ci sono, e ricostruisci dal basso anche la possibilità di una unità sindacale, che è un diritto delle persone che lavorano.